Siamo alle antiche mura, nel centro storico, nel pieno centro storico di Isernia. Io sono il padrone delle antiche mura, ma lo chef delle antiche mura. Io gestisco questo ristorante da sempre perché è nato in mano mia, insieme adesso anche alla mia signora Monica, che è molto brava e che collabora spalla a spalla con me. Il mio concetto di cucina è una cucina che si riporta molto alla tradizione, soprattutto ai prodotti autoctoni molisani, che per me, che sono uno chef appassionato, rappresentano l'eccellenza, ma non nella regione Molise, a livello nazionale, a livello italiano. Mi dà soddisfazione lavorare e manipolare i prodotti molisani, perché per uno chef che ha amore per la cucina c'è un bacino enorme di opportunità per realizzare e costruire piatti. Da qualche anno che siamo, ovviamente, la nostra cucina è un laboratorio di opportunità e di studio, perché per dare sempre un'opportunità maggiore ai nostri clienti di provare delle sensazioni nuove. Stiamo cercando di portare a tavola, attraverso il nostro studio, anche la cromocucina, che si riporta alla cromoterapia. E il nostro intento è, attraverso i colori, dare il primo impatto al cliente, per l'attivazione attraverso i neurorecettori. Attiviamo gli ormoni del piacere, che sono la dopamina e la serotonina. Il primo impatto visivo già deve dare un effetto di piacere, fino a finire poi alla parte organolettica. Questo è uno studio che noi stiamo cercando di portare avanti, perché per quanto mi riguarda è una cosa molto interessante e anche innovativa. Oggi andremo a presentare un antipasto a base di caciocavallo molisano. Io uso un semistagionato, perché il caciocavallo io lo andrò a grigliare, per cui quando il caciocavallo è troppo stagionato, poi grigliato al palato è troppo forte, per cui preferisco un gusto più delicato, e lo servirò con della rucola, dei porcini di San Massimo e del tartufo sferra. Adesso lavoreremo alla grigliatura del caciocavallo, per cui Sultan, prendi la carta forno, andremo a posizionare sulla griglia per fare in modo che il caciocavallo non si attacchi e si grigli in maniera uniforme. Qui lo andiamo a appoggiare sulla griglia e lo facciamo stare per qualche minuto. Una volta che il caciocavallo inizia ad ammorbidirsi, lo andremo a girare. Qualche secondo e il caciocavallo è pronto. Ovviamente lo dobbiamo servire morbido. Ok, puoi girare. Adesso giriamo il caciocavallo. Una volta che si è grigliato, infatti possiamo vedere la grigliatura del caciocavallo. Io preferisco farla in questo modo, perché il caciocavallo
si cuoce in maniera uniforme. Il caciocavallo in questo caso è pronto, lo andiamo a impiattare. Io lo impiatto su un piatto d'ardesia, mantiene un po' la temperatura. Andiamo a mettere un po' di rucola, un ciuffettino di rucola, qualche chicco di porcino di San Massimo, andiamo a mettere, e poi andiamo a chiudere l'antipasto con una grattata di tartufo fresco, ovviamente sempre molisano. E il piatto è pronto. In quello che faccio io ci metto non il 100% ma il 200%, perché faccio solo con un grande amore, che è quello che rappresenta il mio operato nel mio lavoro, mi porta a fare enormi sacrifici dove io non conosco il tempo io lo dimentico, perché ho fatto del mio lavoro la mia vita, e spero che mi venga riconosciuto anche da chi mi frequenta.